Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. È sabato mattina, sono le 10:30, io sono appena tornata dall'estetista che mi ha un po' ristrutturata. Allora, ho fatto le unghie, ho fatto questo colore sul rosino un po' neutro, così almeno insomma, non è troppo vistoso. Ho fatto i piedi, non ho messo il semipermanente, anche se il semipermanente devo dire che i piedi è pazzesco perché mi è durato più di un mese ed era perfetto. Ma soprattutto ho fatto una pulizia del viso, ragazzi, mi ha fatto una maschera antimacchia all'acido ialuronico che era una bomba. Mi ha coccolata per un'ora alle mani da fata e niente. Sicuramente la rifarò. Mi ha detto, non lo sapevo, che in realtà la pulizia del viso andrebbe fatta ogni mese, mese e mezzo, perché c'è il ricambio cellulare e quindi niente, va fatta proprio per quel motivo. E non lo so, non so se la farò ogni mese, mese e mezzo, però inizierò magari a farla ogni due mesi e mezzo. Adesso vediamo, magari la prossima la faccio quando arriva l'autunno, fine autunno, che siamo tutti un po' più grigi, perché veramente non sono truccata, mi sembra proprio che mi abbia dato un tono un po' così. Allora, mi sto preparando un caffè con il montalatte della Silvercrest, che sapevo faceva anche la schiuma fredda, ma non l'avevo mai provata. Quindi io cosa faccio? Mi faccio un caffè con l'anespresso, che ho già fatto ed è qua. Poi monto la schiuma a freddo, metto tutto insieme e ragazzi, sembra di mangiare un dolcetto. Provate se avete il montalatte della Silvercrest, provate anche voi perché è buonissimo. Dopodiché devo uscire, stasera ho intenzione di fare la fregola ai frutti di mare, quindi devo andare a comprare il pesce, forse è anche un po' tardino e poi ho una marea di cose da fare. Vediamo, non riuscirò a fare praticamente niente, già lo so. Devo pulire i vetri, devo sempre pulire il forno a microonde, devo sempre fare un po' di cose, ma caso so che non ce la farò. Il mio weekend non dovrebbe essere un weekend di 2 giorni, ma un weekend di almeno 3 giorni e mezzo, direi. Ok, io adesso vi saluto, vado a fare tutto, anzi vi faccio vedere prima, lo preparo e poi vi faccio vedere com'è cremoso e consistente questo caffè. Come vedete l'ha montato a freddo. Tra l'altro io uso il latte scremato ed è perfetto. È talmente tanto montata la crema che con una mano non riesco a tirare giù. Vediamo. Niente, no, non ce la faccio. La tiro giù e poi vi faccio vedere. No, beh, ragazzi, è una gioia per gli occhi proprio. Adesso io vado un po' a miscelare il tutto perché il caffè ovviamente è caldo mentre la cremina è fredda e poi vado a gustare. Ah, ho fatto un disastro! E poi vado a gustarmelo perché è top, top, top. Ci vediamo dopo. Allora, ragazzi, io l'ho miscelato, adesso vado ad assaggiarlo. È favoloso. Sapete cosa mi ricorda? Vedete che miscelato, adesso ho acquisito un po'. Ovviamente il caffè io l'ho, come si dice, dolcificato, eh? Ma sapete che cosa mi ricorda questa schiumetta? Mi ricorda la crema al caffè. Quest'estate ho fatto scorpacciata di crema al caffè, che però è fatta con la panna. Questo è fatto con il latte scremato e ragazzi, è buonissimo. Buonissimo. Se siete a dieta e non volete concedervi lo sfizio perché comunque avete voglia di concedervene altri, questo qui potete berlo assolutamente. Avrà a dir tanto dolcificato col dolcificante, direi 20 calorie e non di più. Ci vediamo dopo. Allora, ragazzi, inizio a preparare la mia fregola e tolgo agli scampi la testa e preparo un brodetto mettendo a mollo proprio gli scampi e facendo un brodo con dell'acqua calda. In questa pentola ho fatto aprire dei lupini, non le vongole, ma ho preso i lupini che sono più piccoli, ma sono più saporiti e per questo piatto quindi sono sicuramente più indicati.
Siccome il pesce è davvero tanto e non mi piace presentare tutto con i gusci, vado a sgusciare parte dei lupini e qualcuno invece lo terrò con proprio il guscio, anche perché insomma così la presentazione è decisamente più bellina. Nella stessa pentola dove ho preparato i lupini vado a versare le cozze, un goccino d'olio e faccio aprire anche queste. Ok ragazzi, vedete, si stanno aprendo, adesso vado a togliere quelle che si sono aperte, così lascio solo quelle chiuse, di modo che si cucinino bene. Anche con queste faccio l'operazione di conservare quelle più belle e di andare a sgusciare quelle un pochino meno belle, ma che comunque nel piatto rendono sicuramente. Allora ragazzi, ho fatto cuocere gli scampi, le teste di scampi per 45 minuti, adesso vado a toglierle, dopo passo a filtrare il brodo di modo da utilizzarlo per la cottura della fregola, così come filtro il brodo degli scampi vado anche a filtrare l'acqua delle cozze per rendere più saporito questo brodo. Un altro ingrediente fondamentale della mia fregola sono questi anelli di totano. Di solito li faccio fritti, ma ho deciso di mettere anche loro all'interno della fregola, quindi vado a tagliare a pezzettini, dopodiché li metto in padella con 3-4 cucchiai del liquido di scampi e cozze appena filtrato e faccio cuocere il tutto per un quarto d'ora circa. Allora ragazzi, vado ad aggiungere gli scampi a cui avevo precedentemente tolto la testa per fare il brodetto. Apro questa confezione anche di gamberi code di mezzancolle dell'Atlantico. Vado a togliere l'aglio che avevo aggiunto in precedenza e vado a colorare un pochino con un po' di passata, questa la mettete a piacere in base a quanto volete più o meno rossa questa fregola. Uso la padella dove ho fatto aprire lupini e cozze, verso il rimanente liquido di cottura, aggiungo ancora un po' di passata di pomodoro, dopodiché vado a mettere la fregola che farò cuocere per circa 8 minuti. La cottura della mia fregola era di 10 minuti, io la faccio cuocere 2 minuti in meno, poi vado ad aggiungere tutti gli ingredienti e la faccio un po' risottare insieme al pesce. Se preferite potete aggiungere o del peperoncino o del pepe, che io non ho aggiunto perché comunque l'hanno mangiata anche i bambini e volevo la gustassero senza iniziare a dire ma mamma è troppo piccante, ma mamma non mi piace. È venuta buonissima e niente, è sparita nel giro di una mezz'oretta. Ciao ragazzi, buongiorno, è domenica mattina, bene sì, mi vedete con la felpa perché io ho freddissimo e alla fine ieri non sono riuscita a fare un granché, sono andata però a comprare altre 2 paia di scarpe e mio marito mi ha sequestrato il bancomat, però ovviamente era uno scherzo, stamattina me l'ha ridato, dopo ve le faccio vedere. Adesso sto cercando di aggiustare un braccialetto di uno dei 50 che mi hanno regalato le mie colleghe quando ho fatto 40 anni. Si è rotto, mi sono impigliata e pensavo fosse una cosa molto semplice perché pensavo bastasse infilare le perle, adesso ve lo faccio vedere. Le pepite. In realtà no, perché l'archetto che c'è era incollato da una parte e dall'altra, non è cavo, per intenderci, è pieno, quindi devo fare qualcosa con la colla. Sono sempre indecisa se utilizzare Attack o Bostik. Utilizzerò il Bostik e niente, mi metto al lavoro e vi faccio vedere. Allora, le pepite sono queste qui e l'archetto che vi dicevo è questo,
qua dentro era attaccato questo elastico che si è rotto, quindi io andrò a usare questo che è un po' più grande ma passa nelle pepite. Adesso taglio bene l'estremità, vado a infilarla con la colla, poi attacco tutte le pepite e alla fine attaccherò la colla di qua. Vediamo, proviamo. Scusate il casino, ma c'è la lavatrice. Tra l'altro sta facendo la centrifuga lì e non volevo staccarla, ma adesso appena si ferma la metto in pausa, così facciamo tutto tranquillamente. Allora, ho pensato che come prima cosa forse mi conviene inserire le perle, così ho bene idea della lunghezza, anche perché poi se nel frattempo devo aspettare che asciughi, non posso farlo da entrambe le parti, nel senso che non posso infilarlo. Quindi infilo prima tutte le pepitine e poi vado a tagliarlo, tanto la misura era giusta, questo è elastico. Vediamo come viene. Più semplice è fatta, adesso niente, in qualche modo cerchiamo di infilarlo qui dentro. Intanto tolgo questo eccesso di colla che è rimasto dentro, vediamo se. Accendino, vado a prenderlo e arrivo.